Bentornati nel nostro canale, siamo io, Cristina e Marco, stiamo andando verso questa struttura che vedete e vedremo che cosa c'è dentro. A giudicare da quel pochissimo che si intravede non dovrebbe essere una cosa eccezionale, ma siamo qui e valutiamo anche questa location. Allora, all'interno di queste strutture non c'è praticamente niente, proprio vuoto. Marco dice che più avanti, su questa strada che stiamo facendo, c'è un'altra casa, e di fronte a noi c'è una fabbrica enorme, una bella fabbrica, insomma, dove dopo andremo, e intanto andiamo a vedere se appunto arriviamo a quell'altra casa che Marco ci ha segnalato prima. Non sappiamo di preciso dove porta questo posto, però noi, Marco, cosa dici? Andiamo. Cristina è contenta, vero? Da morire. Allora, in quel buco praticamente non c'era niente, c'era soltanto quella vecchia carrucola che serviva sicuramente a trasportare i detriti, insomma, di questa che si suppone fosse una fabbrica, una cava di questo monte. Adesso proseguiamo, andiamo a dare un'occhiata là, senza sapere cosa ci aspetta. Anche qui niente di particolare e niente da segnalare, se non questa appunto vecchia, vecchissima struttura, penso intorno agli anni 60, anni 70, non più recenti. E niente, torniamo alla casa che abbiamo visto più avanti e vediamo se
possibile entrare perché forse qualche cosa interessante c'è, e poi andremo nella fabbrica accanto, che lì è un po' più interessante come posto. Allora, niente, nemmeno dentro la casetta c'era grosse cose. Speriamo questa escursione, questa esplorazione, che prosegua un po' meglio, perché finora non abbiamo trovato cose eclatanti, quindi per il momento è un'esplorazione venuta male. Oggi sì, comunque è una cosa che comunque sì, infatti è una cosa che comunque curiosa, che era da tanto tempo che volevo vedere, quindi comunque mettiamo nel curriculum anche le cave, che mancavano le cave, come mancavano, che avrebbero gli autogrill, vero? Sì, infatti. Sì. Dovrebbe trovare un autogrill. Ok, niente, continuiamo l'esplorazione e andiamo verso la fabbrica del marmo che abbiamo visto più avanti. No. Ok. Entriamo. Ok, siamo praticamente quasi giunti alla fine di questa esplorazione, diversa da tutte le altre esplorazioni che solitamente noi facciamo. Adesso andiamo a vedere là cosa c'è, perché fra le altre cose sta diventando anche buio, e cominciamo, anche se insomma comunque siamo abbastanza organizzati, a vedere male. E poi, più come avete visto, la situazione per respirare non era delle migliori, anche qui non è delle migliori, ci sono dei rifiuti, probabilmente anche tossici. Comunque diamo un'occhiata per vedere se c'è qualche cos'altro di interessante.
E allora, magari arriviamoci la mascherina, e allora la nostra esplorazione per quanto riguarda quest'oggi è giunta al termine. E quindi lassù non ci si va? Vediamo un po'. Io ci vado là, Vai Marco, vai. Io vado là, E allora andiamo, via. Proprio, la paura. Sì, si purtroppo per Marco purtroppo per Marco non è possibile montare sulla struttura là sopra. Marco ci sarebbe andato davvero molto volentieri, sapete, Marco di secondo lavoro fa lo scalatore. Va bene, dai, piace l'avventura. Gli piace l'avventura al nostro Marco. Va bene, allora, quindi a questo punto possiamo chiudere il video, eh? Vai Marco, aspetta, giro, vai. Ma chiudi il video. A questo punto, visto che abbiamo visitato questa diciamo cava, un po' abbastanza curiosa perché probabilmente era di un'epoca un po' diversa da oggi, e la nostra esplorazione finisce qui. Ci rivediamo al prossimo video da Marco, Luca e Cristina. Ciao! E va bene, dai, vi saluto, ciao!